Apriamo il giornale con una notizia di sanità. Importanti novità per l'elisoccorso sul territorio lombardo, che ha ricevuto, pochi giorni fa dall'ENAC, il permesso di effettuare manovre speciali nelle ore notturne, grazie all'uso di visori notturni. Oltre a questi strumenti, è stata data anche la disponibilità dei siti OIS, parti o zone in prossimità di aree difficili. La questione parcheggi continua a creare preoccupazioni per i commercianti di Lecco e Confcommercio Lecco prende posizioni contro le scelte messe in campo dalla Giunta Brivio. Si chiede nuovamente un confronto per riaprire sia la questione legata al carico e scarico nella zona sul Lungolago, sia per quella delle tariffe dei parcheggi, visto che entrambi i problemi rimangono aperti. Passiamo alla scuola. Grazie al progetto Mestierando, promosso dalla provincia di Lecco, dal comune e dall'ufficio scolastico territoriale, la Confartigianato ha potuto entrare nelle aule scolastiche dei ragazzi delle scuole medie, con 27 lavoratori, e portare loro svariate testimonianze lavorative. In tal modo, si è voluto stuzzicare la curiosità dei giovani e indicare loro una possibile strada da seguire per il percorso scolastico superiore. Società. Domenica 1 luglio si disputerà la 53esima edizione dell'Assalto al Resegone, proposto dalla SEL, Società Escursionisti Lecco. La partenza potrà avvenire tra le 7 e le 9 del mattino da diversi punti, per poi raggiungere il rifugio Azzoni e quindi la vetta. Quest'anno, in occasione della camminata, verrà inaugurato il restaurato bivacco Città di Lecco. Fine settimana scoppiettante per Lecco e per il territorio. Torneranno domenica 1 luglio i fuochi della Festa del Lago e della Montagna, dopo il flop dello scorso fine settimana. E questo weekend sarà anche ricco di musica, grazie alle note frizzanti del Giuga Rock. Il festival giunge questa sera e domani sera alla finale finalissima con la nomina dei vincitori. Domenica sera, invece, concerti e divertimento. Passiamo alla pagina della cultura. La 14esima edizione del Premio Manzoni, organizzato da Confcommercio e 50 e più, ha visto quest'anno 50 partecipanti e 3 finalisti selezionati dalla giuria: Maria Attanasio, Rosella Postorino e Matteo Righetto. Il vincitore, autore del miglior romanzo storico, sarà decretato a ottobre da un pubblico di oltre 100 lettori. Chiudiamo con il calcio. Prosegue il calciomercato di Lecco e Olginatese. L'ultimo acquisto per il Lecco è il laterale destro Simone Danna. Nato in provincia di Brindisi il 24 maggio del 1990, ha esordito in Serie D, nelle fila del Casarano, nella stagione 2009-2010, per trasferirsi a Monopoli nel 2014-2015. Poi nella Cavese, nel Gravina, mentre ha lasciato il team Altamura per il Lecco. Anche all'Olginatese sono al lavoro per preparare la squadra, che sarà guidata dal mister Alessio Del Piano. Il direttore generale Fabio Galbusera ha ingaggiato Andrea e Luca Mutti, due fratelli classe 1999, provenienti da Renate. Il club ha confermato anche Cristian Carlone e Nicola Nasatti. Da Martina Bricagli è tutto, appuntamento alla prossima edizione di Lecco FM News.